Ben incontrati, cari amici, buona giornata, buon giovedì 7 settembre. Iniziamo questo breve incontro invocando il dono dello Spirito con questa preghiera. O Spirito Santo, grazia del Padre, vieni a me. Guidami sulle orme del Maestro. Che la mia giornata sia scandita sulla sua, tutta a servizio del Regno di Dio. Anch'io come Gesù, sia a servizio delle persone con la parola e con le mani, con la mente e con il cuore. Anch'io come Gesù, nel silenzio e nella preghiera, cerchi il volto del Padre, fonte di vera gioia. Amen. Un brano noto, famoso, già ascoltato, quello della pesca miracolosa. Siamo al capitolo quinto del Vangelo di Luca, i primi 11 versetti. Ascoltiamo. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Quanto è bello questo brano del Vangelo che ho appena letto. Bello nella sua ricchezza e nella sua completezza. Innanzitutto vediamo un Gesù ancora impegnato a predicare, ad annunciare il regno, a gente, a folle. La folla è talmente numerosa che fa ressa attorno a lui e, per proteggersi un po', Gesù ricorre all'uso di una barca che è di Simone, in modo che dalla barca possa annunciare, predicare alla folla che sta sulla riva. E questa è la prima scena di questo brano di Vangelo che ho letto. Gesù dalla barca che annuncia, che predica, che annuncia il regno di Dio. Terminato questo lavoro di annuncio del regno, Gesù ha un'attenzione particolare a Pietro, che gli ha prestato la barca, e gli dice: «Inoltrati sul lago e getta le reti». E Pietro rimane un po' sorpreso, perché non si gettano le reti durante il giorno, ma di notte,
E poi gli dice: guarda, è inutile, abbiamo faticato tutta la notte e un pesce non siamo riusciti a pescare. E però Pietro ripensa e dice: va bene, sulla tua parola però, maestro, io getterò le reti, cioè mi fido, credo alla parola che mi hai detto. Fa un atto di fiducia. Arma le reti, le getta e da questo gesto di gettare le reti sulla parola di Gesù la conseguenza è inevitabile: cariche di pesci. Tanti pesci che hanno bisogno dell'aiuto della barca vicina, dei figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. La pesca è portentosa e miracolosa e di fronte a questo evento miracoloso Pietro si sente indegno, si sente piccolo, si prostra in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: allontanati da me, sono peccatore. Gesù lo rialza e gli dice: bene, da oggi sarai pescatore di uomini, non più pesci, ma uomini. Avrai una parola. E con la tua parola, attinta alla mia, tu pescherai gli uomini, perché la parola è fatta per un annuncio che peschi l'uomo e lo restituisca alla sua dignità di figlio di Dio e membro del regno di Dio. Un brano molto bello, che dà gusto leggere e rileggere. Siamo al capitolo quinto del Vangelo di Luca. Ecco, guardo a Gesù e imparo questo dal suo modo di fare. Anche la parola può essere un mezzo per pescare le persone. Se la parola è frutto di un ascolto dell'altro e un ascolto di Dio, è una parola appropriata su ogni persona alla quale è rivolta. Come sarebbe importante che anch'io rivedessi il mio parlare, in modo che sia una parola adeguata, appropriata, di fiducia, di speranza e di invito a giocarsi a servizio del regno. Pescare i fratelli al loro bene attraverso una parola appropriata, che sa vedere il positivo, sa incoraggiare nell'ora di difficoltà e sa aprire a un futuro di speranza. Così avvenga e per questo ci benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.